E beh, questi erano i calciatori della Juve, caro Alberto Mauro, che ieri per la prima volta dopo 50 giorni, dopo due mesi di assenza, si sono ripresentati alla Continassa. Non lo abbiamo sentito, ma insomma te lo riproporrò, il buon Leonardo Bonucci, che si è presentato con tanto di mascherina in tinta nera e ha esclamato all'ingresso scherzosamente: è arrivato Zorro. Buongiorno a te Alberto, il caffè? Buongiorno a tutti, ciao Giovanni, io il caffè l'ho già bevuto prima, stavolta perdonami, però da domani si torna. Ma figura. E un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e immagino che abbiano bisogno di avere notizie sulla Juventus che è finalmente tornata in campo parzialmente con tutti, insomma, con tutti i distanziamenti e i protocolli che conosciamo molto bene. Però insomma la Juve è tornata in campo, un clima anche diverso, tu che l'hai vissuto direttamente ce lo puoi testimoniare, no? Lì alla Continassa davanti ai cancelli solitamente meno di 50 tifosi non ci sono, no? Neanche nei giorni più torridi, neanche nei giorni di vacanza. Ieri invece addetti ai lavori, responsabili della sicurezza Juve e giocatori poco più, no? Beh sì, assolutamente, eravamo in 5-6... tra giornalisti e operatori, ma d'altronde siamo davvero all'inizio di una fase 2, serve la massima attenzione in questa fase qua, e quindi assolutamente ci può stare aver fatto la massima attenzione in un momento in cui è chiaro che bisogna assolutamente e badare non solo agli aspetti lavorativi ma soprattutto a quelle che sono le regole da rispettare in questo momento molto delicato, però è anche stato un momento in cui da ieri ci si è risentiti all'interno di un mondo che ha delle caratteristiche ben precise, a differenza magari di quello che era avvenuto fino a qualche giorno fa. Noi siamo abituati a vivere la strada, a vivere sul marciapiede alcune situazioni e alcune giornate. In tal senso lo vedo già lì che gioca con il video. Ti faccio vedere, guarda, solo per due secondi, guarda qua. Ale Villano lì davanti al J Medical. Buongiorno Ale, noi non anticipiamo nulla, ti chiederei solo di fare due passi indietro perché mi piace poco, è coperta in questo momento la targa di questa macchina, eccolo qua, così siamo a posto. Grazie Alessandro Villano, il nostro, uno dei nostri tanti inviati che oggi insomma ci darà la possibilità di monitorare le strutture principali intorno alle quali si muove il mondo Juve in questi primi giorni di ripresa davanti al J Medical. Ale, io per adesso non anticipo nulla, però insomma sappiate che il nostro caro Alessandro, cioè, Villano è in diretta, cioè, non è registrato, cioè, assolutamente no è in diretta, anche perché guarda, facciamo un giochino. Ale, alza la mano sinistra, la destra no, perché sennò ti cade tutto, ecco. Quindi insomma fateci una domanda, fateci una domanda e vedrete, capirete che il nostro Ale Villano è in diretta. Ale, torniamo da te tra qualche minuto, grazie. Ok, grazie. Ciao, a voi. Tra l'altro è una bella Ferrari rossa, nuova, fiammante, chissà. Sì, no, guarda, magari, è la macchina aziendale, giustamente il nostro Ale, che è sempre sul pezzo, ha portato anche la macchina all'interno della zona in cui ci si potrebbe muovere per la raccolta di notizie in tempo reale. Siamo anche in zona Continassa,
ve lo anticipo, perché oggi come ieri arriveranno i calciatori della Juve per sostenere queste quelle che sono le visite in questo momento. Guarda, ti faccio pure vedere per un attimo. Bene. Ok, siamo anche lì, probabilmente c'è qualche problemino in più in questo momento in zona Continassa, ma arriveremo e vi racconteremo anche da lì. Albi, io partirei onestamente da quelle che sono le notizie di giornata, partendo come sempre dalle prime pagine. Sì. Tutto Sport fa questo bel titolo che ci racconta un po' quello che è stato lo spirito della prima giornata di ripresa. Ecco qua, Tutto Sport, la Juve sgomma. Prime corse alla Continassa. Ramsey si è allenato ieri mattina all'interno della struttura bianconera, poi nel pomeriggio sono arrivati man mano tutti gli altri che hanno vissuto a Torino le ultime settimane di emergenza, compreso Miralem Pjanic, che era rientrato 2 settimane fa, e quindi questo gli ha consentito di terminare il periodo obbligatorio di isolamento di 14 giorni nella giornata di domenica. Dunque Miralem Pjanic ieri si è allenato regolarmente. Sono in viaggio i brasiliani. Ieri sera abbiamo visto una foto di Douglas Costa sull'aereo, ma di tutto questo ricostruiremo tra qualche minuto. E ieri è rientrato Szczęsny subito dopo Cristiano Ronaldo, che è atterrato a Torino nella giornata di lunedì. Esatto, hai fatto il quadro completo, poi rientrerà, o se non è già rientrato, comunque sta rientrando in queste ore. Probabilmente l'ultimo a chiudere il discorso rientri sarà Gonzalo Higuaín, sia per una questione di lontananza, insomma, per lui un viaggio intercontinentale come per i brasiliani, è un po' anche per magari qualche dubbio in più che si porta dietro, ma non ci dovrebbero essere novità, nel senso che in questo momento la Juve non ha ricevuto comunicazioni contrarie a un eventuale rientro, quindi Higuaín è atteso. Chiaramente ricordiamo che la Juventus non ha comunicato una data entro la quale rientrare, ha soltanto detto a tutti gli stranieri ancora all'estero, organizzatevi per tornare, presumibilmente rientreranno tutti entro questa settimana. Ecco, probabilmente l'ultimo a chiudere i rientri sarà Gonzalo Higuaín, e poi dopo si rinizierà a ragionare sul gruppo Juve, no? Sul gruppo squadra, ma soprattutto sul gruppo giocatori, ricordandoci che tutti quelli che rientreranno dall'estero saranno sottoposti a 14 giorni di quarantena, che ha già iniziato Ronaldo, che stanno via via iniziando tutti i giocatori che arriveranno, e quindi chiaramente prima di avere un gruppo con tutti gli effettivi a disposizione ne passerà di tempo, anche solo a livello teorico. Poi nella pratica vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Al momento ci si allena ancora o singolarmente, nei prossimi giorni poi a gruppi sempre più ridotti. Le indicazioni sono che magari da fine maggio, inizio giugno, il gruppo possa tornare via via a ricompattarsi fino a riprendere gli allenamenti come eravamo abituati a vederli prima dello stop per l'emergenza sanitaria. Alberto, tra l'altro, e questa è anche la notizia principale dell'apertura del Corriere dello Sport, insomma, la Germania apre un po' la strada per quelle che sono le riprese. In Germania, insomma, furono gli ultimi a chiudere il campionato e soprattutto i primi a riprenderlo. Mi pare si vada più dietro l'esempio tedesco più che dietro quello francese, dove invece è stato deciso di sospendere definitivamente la stagione. Sì, la Francia, ma anche le Eredivisie e il Belgio hanno preso delle decisioni nette di chiudere i battenti senza se, senza ma, senza stare a vedere se c'erano i margini. La Germania probabilmente oggi avrà il via libera dalla cancelliera Merkel, che parlerà con i 15 delegati delle varie federazioni e dovrebbe dare il via libera. Queste sono indicazioni che sono arrivate anticipate anche dall'agenzia Reuters e altri organi di stampa, quindi le indicazioni sono quelle che la Germania dovrebbe muoversi verso la ripresa del campionato a partire dal 15 maggio. Questa sarà sicuramente una buona notizia per tutta l'Europa, ma in particolare anche per l'Italia, che chiaramente ha bisogno di, in questo momento, di un traino, di,
di una linea. La linea potrebbe dettarlo alla Germania, attenzione, perché potrebbe essere anche un precedente importante verso la Premier League, verso la Spagna, che sono ancora in dubbio, sono ancora cercando di capire se ci sono i margini, quali potrebbero essere le date. Ecco, io mi aspetto che se oggi la Germania dovesse avere un via libera, sarebbe sicuramente una buona notizia in ottica ripresa per l'Italia, ma anche per tutta l'Europa in generale. Senti, chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Scudetto in fase 3, Juve, Lazio e anche Inter, strategie per la volatona. E allora, visto che parliamo di qualcosa che può portarci a quella che è la ripresa, io andrei davvero al J Medical, dove c'è Alessandro Villano in questo momento per noi, per farmi ricostruire più nel dettaglio quella che è la situazione nel piano rientri e in generale quello che è avvenuto negli ultimi giorni e che potrebbe avvenire da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni ancora. Alessandro. Allora, mattinata sostanzialmente tranquilla qui al J Medical, finora non si è visto nessuno almeno a fare le visite, visite che sono iniziate però negli scorsi giorni, precisamente domenica, mentre ieri si è ripreso con gli elementi individuali alla Continassa. Le visite saranno osservate anche da chi ritornerà dall'estero, ma solo dopo 14 giorni di isolamento in casa. Per esempio Ronaldo, tornato il 4 maggio a Torino, effettuerà le visite il 19 maggio. Diamolo chiaramente col beneficio del dubbio. Da quel momento in perché, poi potrebbe... Perché lui fa un po' quel che fa. Sì. No, fa un po' quel che vuole. No. 14 giorni di isolamento sono chiaramente obbligatori. Da quel momento si può tornare ad allenarsi. Chiaro, da quel momento in poi si ha la libertà eventualmente di partecipare alle attività lavorative. Mi pare la prassi, però dammi conferma su questo, la prassi in questi primi giorni per tutti è stata quella che, insomma, prima di allenarsi sul campo, si passa qui dal tenute le visite mediche. Ok. Sì, ieri è rientrato anche Szczęsny. Siamo in attesa anche di Douglas Costa, che sembra essere in viaggio verso Torino, mentre tra Matuidi e Rabiot ad arriverà dei leak finesi sudamericani sono attesi nei prossimi giorni qui a Torino per il rientro, in vista degli allenamenti poi individuali. Bene, Ale, che aria tira lì? Perché oggi dovrebbe essere atteso Gianluigi Buffon alla Continassa. Non so se prima sosterrà le visite. Per ora tranquilla. Sostanzialmente tranquilla, solo vabbè, la gente comune che viene comunque al presidio medico per le sue... Sì, in tal senso, Ale, volevo... È brutto dirlo in diretta, però vabbè, tanto qui siamo davvero in famiglia. E quando ti diamo la macchina aziendale che vedo lì alle tue spalle, cioè, non parcheggiarla proprio dentro la notizia, proviamo un attimo a spaziare, ecco, facciamo due passi a piedi, Ale, 50 giorni chiuso in casa, ma facciamo due passi a piedi. Ma perché sono troppo lontano? Scherzi a parte, in questo periodo il J Medical è stato anche di grandissimo riferimento per coloro che rientrano dagli infortuni, non solo o giocatori della prima squadra, ma anche di altri gruppi. Noi chiaramente ci concentriamo intorno alla figura di Demiral. Ecco, sì. A che punto è il difensore centrale? Ne parliamo così, non ti sto assolutamente interrogando, però a che punto è? Potrebbe rientrare prima del termine di questa stagione? A questo punto lui chiaramente non è lista UEFA, quindi potrebbe solo essere a disposizione per il campionato. Però è comunque un giocatore importante. Potrebbe essere una pedina che potrebbe essere utilizzata nella ripresa del campionato, perché si parlava di una ripresa miracolosa anche vista degli europei. Gli europei non si giocheranno più, la ripresa, se ci sarà, sarà intorno alla fine di giugno, come si è auspicato, come si è detto in questi giorni. Quindi magari per le battute finali del campionato potrebbe essere arruolabile. Bene, Ale, resta lì. Torniamo a fare un salto da te prima di chiudere. Più tardi. Ok. Ciao. Ovviamente chiedici la linea in qualunque momento. Certo. Ciao, grazie. Allora, a dopo con Alessandro Villano davanti al
J-Medical tra qualche minuto probabilmente ci riusciamo anche a collegare davanti alla Continassa, dove insomma c'è un altro nostro inviato che sta provando a ripristinare il tutto per fare la diretta. Senti, è appena arrivata un'ansa. Sì. Allora, Mihajlovic in campo, si allena da solo, il tecnico del Bologna, Casteldebole, corse addominali, insomma ci fa anche piacere assolutamente leggere una notizia del genere, perché stiamo parlando di un uomo di calcio importante che ha vissuto una stagione davvero strana per le vicende di salute personale. Fa davvero piacere leggere attraverso quest'ansa che Sinisa Mihajlovic stamattina è lì in campo ad allenarsi, anche lui allenamento individuale, ma insomma è davvero una bella notizia, magari, Alberto. Magari prima dei suoi calciatori, magari anche di più dei calciatori, non mi stupisce, perché Mihajlovic lo conoscevo dal punto di vista calcistico come giocatore, ho avuto modo di conoscerlo un pochino più direttamente quando ho allenato il Torino, per questioni di vicinanza, no? Quindi e devo dire che dal punto di vista del carattere, della personalità, non mi stupisce, perché è una persona di una coerenza quasi, come si può dire, quasi strana, inaudita al giorno d'oggi, ed è una persona che secondo me ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, nonostante una brutta malattia, nonostante qualcosa che avrebbe potuto fermare chiunque, probabilmente cercando di mantenere la concentrazione, cercando di mantenere sempre l'obiettivo in vista, si può, non sempre si riesce, ma si può riuscire ad uscire da una situazione di difficoltà completamente da solo, con le sue forze. Quindi ci auguriamo di vederlo il più presto tornare in panchina, allenare il Bologna e magari sgridare qualche suo giocatore che magari non fa la cosa giusta. Ecco, sulle punizioni avrebbe ancora qualcosa da dire. Mi ricordo un video ai tempi del Toro in cui stava insegnando le punizioni, mi pare che ne abbia calciate 4-5 consecutive, ne ha segnate 4-5. Quindi insomma, tanto di cappello. Le punizioni di Mihajlovic non erano male. Era un giocatore da prendere immediatamente al fantacalcio. Sì. Spendevi tutto quello che avevi a disposizione, perché comunque era uno che per rendimento ti rendeva felice la domenica, sempre e comunque. Assolutamente sì, era uno di quei giocatori che sulle palle inattive, mi ricordo anche dei corner battuti, quindi assist o gol, insomma era un giocatore da prendere assolutamente. Alberto, andrei invece ad aprire la consueta pagina di mercato. Partendo anche da quelle che sono le domande di qualche nostro tifoso al seguito, salutiamo ovviamente Turi, Liliana che ci augura una buona giornata, noi lo facciamo con lei altrettanto, Anna allo stesso modo, un buongiorno Juventino, assolutamente sì. Ignazio, che ne dite in entrata alla Juventus, Tonali, Pogba e Icardi? In uscita, Khedira, Rabiot, Pjanic, Rogani e De Sciglio. Cominciamo a tirare fuori i nomi. Per carità, nomi molto importanti questi. Siamo anche di fronte ad una situazione di emergenza che ci porta a ragionare su un mercato un po' meno altisonante, un po' meno rivoluzionario e più funzionale per quelle che sono le caratteristiche che servono di fronte alle richieste dell'allenatore. Ecco, tu tra tutti questi nomi chi vedi in uscita, al di là poi facciamo un discorso invece sui possibili obiettivi? Ma in uscita secondo me dipende molto da cosa vuole fare la Juve, ovvero se la strategia della Juve, come anticipato Paratici, è quella di mantenere più o meno la stessa rosa, chiaramente in uscita mi aspetto uno, massimo due nomi. Magari uno di grande livello e l'altro medio. Se invece la strategia della Juve è quella di cercare di muovere comunque il mercato, no? Con degli scambi, dei prestiti, ma comunque movimentare la sessione con 5-6 operazioni, allora in questo senso le uscite potrebbero essere decisamente di più, a logica. Ti dico, sicuramente Higuain è un nome su cui andranno fatte delle riflessioni per questioni anagrafiche, per questioni di ingaggio, guadagna 7 milioni e mezzo,
e per i malumori che insomma sono filtrati dall'Argentina, quindi magari anche la sua legittima volontà di avvicinarsi a casa, alla mamma Nancy che è in condizioni di salute non buone, e soprattutto anche avvicinarsi a casa sua. Quindi questo potrebbe essere un motivo per magari cercare di andare a valutare se ci sono le possibilità di interrompere il contratto di Higuaín, che scadenza 2021, pesa bilancio sui 18 milioni, quindi se si troverà la quadra, se sarà d'accordo il giocatore, se sarà d'accordo la Juventus, se ci sarà un'offerta adeguata per la Juventus, ma anche per il giocatore, perché no, Higuaín potrebbe lasciare la Juventus. In attacco, un punto di domanda su Douglas Costa, perché chiaramente non dà adeguate garanzie dal punto di vista fisico, ne dà assolutamente dal punto di vista tecnico, ed è uno dei pupilli di Sarri che però, secondo me, al termine di questa stagione dovrà fare un bilancio e dire sì, è stato decisivo 2 o 3 volte, ma sono state 30 partite in cui non ha potuto giocare per infortunio. Vale la pena continuare a puntare su di lui, occupare un posto nella lista Champions, nella rosa della Juventus, per un giocatore che guadagna 6 milioni, per un tipo di giocatore che comunque sappiamo, perché ormai sono 2, 3, 4 anni, non offre adeguate garanzie fisiche. Questa è una riflessione che secondo me andrà fatta. A centrocampo, se uno vuole movimentare veramente le cose, chiaramente punta alla cessione di Pjanic, che non è una necessità ma un'opportunità. Cosa vuol dire? Che se la Juve troverà un'offerta adeguata e soprattutto potrà andare a reinvestire su Arthur, su Tonali, su Jorginho, comunque mi aspetto che nel caso vada via Pjanic arriverà un giocatore di pari valore. Sicuramente non andrà via Pjanic per non prendere nessuno. Questo mi sembra abbastanza ovvio, quindi se arriverà un'offerta, se busserà qualche squadra offrendo delle cifre importanti per Pjanic, come la Juve potrebbe prendere in considerazione l'operazione, stando al fatto che comunque Bentancourt si è dimostrato un'alternativa e anche un possibile titolare, no? Nello stesso ruolo, e poi potrebbe arrivare qualcun altro, come detto, nomi di primo livello. Per il resto De Ciglio sì, ma si apre poi comunque il problema sugli esterni. Ecco, io forse mi aspetto più che altro un Rugani in uscita per una questione numerica. Ci sono 5 difensori centrali di ruolo, Sarri la difesa 3 non la farà mai, quindi io mi aspetto che uno di questi, anche soltanto per il fatto che l'ultimo in gerarchia avrebbe veramente pochissime possibilità di giocare, al di là che sia Rugani o Demiral, questo poi lo decideranno Sarri e i suoi collaboratori con gli stessi giocatori, ma chiaramente se siamo in 5 difensori centrali, l'ultimo in gerarchia giocherebbe veramente 3-4 partite forse in Coppa Italia, quindi per questo motivo io fossi nell'ultimo prenderei in considerazione l'ipotesi di andare via. Tra l'altro parlavi prima di Higuaín che stiamo aspettando con grande ansia perché dovrà rientrare anche lui in allenamento, sarebbe atteso entro la fine di questa settimana. Abbiamo già detto che i sudamericani sono in viaggio, ma ci riferivamo ai brasiliani, Douglas Costa, certo, e Danilo. Sono già in viaggio da ieri, non è che stiano arrivando a piedi, però dovendo anche fare diverse triangolazioni con degli aerei privati, le tappe diventano un po' di più rispetto ad un volo diretto di linea. Però attesi tra questa sera e domani mattina al massimo, poi insomma faranno questi 14 giorni di isolamento obbligatori. Io credo, per quanto riguarda i brasiliani ma anche qualche altro, si potrebbe decidere di trascorrere l'isolamento all'interno del Jay Hotel. Ogni giocatore della Juve, lo ricordiamo, ha una camera riservata all'interno della struttura per tutto l'anno, non solo in questo periodo. Chiaramente sono liberi di scegliere dove trascorrere l'isolamento in questo periodo, però immagino magari molti decidano appunto di trascorrere questi giorni all'interno del Jay Hotel. Avrebbe anche una logica per abbassare i tempi di spostamento, per vivere più tranquillamente, certo, queste 2 settimane. Anche perché potrebbero essere anche monitorati a 360 gradi, soprattutto dal punto di vista della dieta, no? Perché nel Jay Hotel poi recuperi subito il ritmo alimentare del resto del gruppo, quindi avrebbe, certo, sicuramente senso. Ecco, ad esempio Ronaldo invece credo che faccia la quarantena a casa sua, no? Queste sono le indicazioni, poi vedremo, però insomma i brasiliani invece dovrebbero
dovrebbero rientrare, dovrebbero fare i 14 giorni al J Hotel. Vedremo poi quando arriveranno, di fatto. Allora, sì, allora nel frattempo sto comunicando anche con l'esterno. Ci sono altri messaggi, Alberto. Li leggiamo, così proviamo anche a rispondere. Allora, Eugenio, sì. Personalmente ho molte perplessità sul centrocampo. Mi sembra molto statico e con poche idee. Ramsey non abbiamo potuto valutarlo appieno per gli infortuni, mentre ho grossi dubbi su Matuidi, gran movimento, ma per tecnica, insomma, no, no, non benissimo, secondo Eugenio. Bene Tonali. Allora, per quanto mi riguarda, Ramsey è sicuramente un giocatore che ancora non riesco a valutare al 100%. Mi è parso però un elemento che può darti tantissimo e soprattutto può darti più soluzioni in base alla partita che vuoi preparare. Sì, Ramsey è ancora un incompiuto qui alla Juve, cioè perché le cose che è abituato a far vedere all'Arsenal ancora l'abbiamo vista di sfuggita forse un paio di partite. Quindi su Ramsey, io a Ramsey comunque continuerei a dare fiducia per il fatto che ha avuto un infortunio, ma ha avuto un finale di stagione fino allo stop in crescendo e secondo me ha mostrato ancora la metà di quello che può valere. Ho qualche dubbio in più, tra l'altro un giocatore che può giocare in diversissimi ruoli, quindi io su Ramsey avrei ancora fiducia. Chiaramente serve il Ramsey dell'Arsenal, quello che abbiamo visto è un 50% di quello che può dare. Su Rabiot ho qualche dubbio in più, mi aspettavo un impatto maggiore sia per Ramsey che per Rabiot. Se per Ramsey gli attenuanti ci sono a livello fisico, su Rabiot ho qualche dubbio in più, cioè lo trovo ancora poco compatibile con la struttura Juve, non tanto dal punto di vista tattico, quanto dal punto di vista di mentalità, quanto dal punto di vista del carattere. A me sembra un giocatore che ancora non sia entrato bene nei meccanismi della Juve, magari mi sbaglio, e soprattutto anche dal punto di vista della posizione, non è ancora trovato un ruolo definito. Su Matuidi è stato rinnovato e quindi rimarrà. Chiaramente da lui non ci si aspetta la qualità. Se tu chiedi la qualità a Matuidi, hai sbagliato qualcosa. A Matuidi devi chiedere altre cose, tra cui l'equilibrio tattico fondamentale per supportare Ronaldo e per dare per dare questo stesso equilibrio alla squadra in alcuni momenti della partita. Quindi Matuidi, secondo me, va a essere un elemento prezioso che però non va considerato il titolare della Juventus. Può essere un titolare in alcune partite, in alcuni momenti, ma non pensiamo di poter giocare 40 partite con Matuidi titolare. Stesso discorso per Khedira, sul quale vanno fatte riflessioni anche dal punto di vista fisico. Ha avuto un infortunio molto importante, è stato fuori quasi tutta la stagione, quindi insomma vedremo se potrà garantire il recupero al 100%. Anche su Khedira, insomma, le certezze di una permanenza al 100% non ci sono. Su Pjanic, come il discorso che facevamo prima, Bentancur, visto che secondo me i due elementi su cui hai puntato la scorsa stagione, che sono Ramsey e Rabiot, non hanno dato l'apporto decisivo, non hanno fatto fare quel salto di qualità magari atteso al centrocampo. Ecco perché l'innesto di un elemento alla Tonali, alla Jorginho, alla Pogba, magari, comunque un elemento di quel tipo, secondo me servirebbe in questo momento. Ricordiamoci che arriverà anche Kulusevski, però non so se potrebbe bastare lui, ecco. C'è anche un'altra domanda, te la sottopongo immediatamente, di Claudio, che insomma ci chiede: Mandragora potrebbe essere inserito nel pacchetto centrocampisti? Questa è una bella domanda. A livello di Anche perché cambierebbe valutazione, qualcosa sul piano delle trattative a livello di mercato. sì, secondo me però Mandragora potrebbe essere inserito in qualche operazione. Non credo che possa rimanere alla Juve. Ha una valutazione importante, ma non credo che ci sia spazio per lui alla Juve. Quindi lo vedrei come pegno di scambio, lo vedrei come contropartita tecnica. Però è un giocatore che ha una valutazione molto molto alta, di cui si parla bene da sempre. Io me lo ricordo, cioè da sempre, quando ho sentito parlare di Mandragora, l'ho sempre visto giocare e ne ho sempre sentito parlare bene. Quindi è un giocatore da tenere d'occhio. Ecco, non so se può essere considerato uno titolare della Juve, ecco, per questo motivo. Quindi in questo momento sarei più propenso a ritenerlo una contropartita piuttosto che un titolare della prossima Juve.
L'ultima domanda, c'è uno dei giovani della Serie A che ti piace particolarmente, per il quale saresti disposto a fare follie nella prossima sessione di mercato? Ci sono tanti nomi anche nel giro della nazionale, ma per uno saresti disposto a fare follie? Io, ma te ne dico due. Per me al momento, poi magari mi sbaglierò, poi bisogna vedere cosa succederà dopo l'infortunio, perché chiaramente è un infortunio pesante, ma io punterei tutto, se fossi un dirigente sportivo, non lo sono, per fortuna probabilmente delle squadre, punterei tutto o su Zaniolo o su Tonali. Sono i due che mi sembrano più di prospettiva, più di qualità e con più margine. Perché ad esempio anche Chiesa, tu mi dici, beh, ma perché non Chiesa? Chiesa anche, secondo me, ecco, io lo metterei al terzo posto, però Chiesa secondo me ha un pochino meno margini. Zaniolo dal punto di vista fisico e tecnico ha dei margini incredibili. Tonali pure, ha una qualità che raramente ho visto alla sua età. Modo di giocare, testa alta, di personalità, che raramente ho visto alla sua età, e quindi se dovessi sbilanciarmi su due giocatori ti direi quei due lì. Se mi allarghiamo il discorso, inserirei anche Chiesa, inserirei magari Calabria, insomma, ci sono tanti altri giocatori, però due nomi faccio quei due. Bene, Alberto, direi che per oggi è tutto. No, allora Eddie ci chiede chi viene al posto di Sarri. Quasi tutto, dai. Ma per adesso Sarri. Direi che non ci sono assolutamente modi per pensare a qualcosa di diverso, almeno nell'immediato futuro. Poi è chiaro che il resto te lo racconterà il calcio giocato. Esatto. Alberto, direi che è tutto. Non riusciamo in questo momento a collegarci dalla Continassa, ma lo faremo nel corso della giornata. Vuol dire che leggeremo tutte le news su Juventus News 24, quindi apriremo il sito e andremo a vedere gli aggiornamenti che ci daranno i nostri inviati, sia dal Gemedica che dalla Continassa, durante tutto il giorno, perché anche oggi sarà una giornata di rientri, probabilmente di visite, sicuramente di allenamenti, quindi mi raccomando, seguiteci. Grazie, a domani 11:30, caffè edicola, prime pagine ovviamente, e Alberto Mauro e Giovanni Albanese, se avete il piacere di trascorrere giusto mezz'oretta in nostra compagnia. Ciao a tutti.